Pronto, Cito? Pronto, Cito? Pronto, ma chi parla? Pronto? Pronto. Buongiorno, signor Avvocato. Deve essere Colombo, di Legnano, signor Avvocato. Buongiorno, buongiorno. Ah. Ma mi scusi, ma perché non parlava? Ha detto Cito. Ma no, signora, Cito è il mio cognome. Avvocato Ciro Cito. Di Milano Centro. Allora, mi dica, signora, in che cosa posso esserle utile? Allora, signor Luca, io mi devo dispartire di mio marito. Cosa? È la spartizione coniugale, signor Luca. Ah, la separazione coniugale. Bravo, già che c'è, facciamo anche quella lì. Per allora, tanto per cominciare devo farle qualche domanda, ovviamente. Ci mancherebbe, signor Luca. Come va il menage familiare col marito? Mi dica un po', quanto? Allora, Avvocato, mi ascolti me, adesso io sono onesto e dico, mio marito non mi ha mai menata. Mai, non mi ha mai messo una mano addosso il mio io. Questo devo dire la verità. Ecco, io sì. Io. Però non se n'è mai accorto lui, Avvocato. Nel senso che io aspettavo che veniva a casa bello ciucco del circolo. Veniva detto, questa amica devo una sciavatoda più cupina, lui andava giù bello secco. Si addormentava di colpo, io mi sfogavo. Quando si svegliava la mattina a piedi a bignuni, gli dicevo che era caduto dal letto. Mi capisci? Lui non se ne accorge, l'unica cosa che mi ha chiesto le spondine, ma non gliele ho mai prese. Ma no, signora, più semplicemente, volevo sapere che tipo è suo marito. Se è un tipo querulo, nugale, prodromico, fumoso, bramoso, che tipo è, insomma? Fumoso, Avvocato! Fumoso, fumo, fumoso. E vinoso. Vinoso. E quando beve tanto diventa querulo. Più che quello, viera, viera, proprio viera. Settimana passata col freddo andava sul fucsia. Sul fucsia. Il naso, le orecchie, i diduni di peli diventavano fucsia. Ecco, non era un bel vedere. Ma no, ma signora, volevo solo sapere che tipo è suo marito, nel senso se collabora alla vita familiare, insomma se fa qualcosa in casa, ecco. Mio marito? Non mai fa niente al lavoro, non ha mai fatto niente della sua vita, signor avvocato, è vero, no? Testimonia. Ho capito, ho capito. E se ho capito bene, invece, siamo in presenza di una relationis extra conugalis, giusto? Obelix. Abemus Papa! Signora, insomma, suo marito le mette le corna? C'è un amante in questa storia? Non qui! Avvocato! Capito, ma se non mi rispondo. Siamo della viva voce! Sono qui del cortile, anche le finestre ci hanno le orecchie. Al pulso, vedo uno. Può essere, signor avvocato, può essere. Ho trovato un messaggio vocale sul telefonino di una marchesa napoletana. Mi pare corna con una napoletana, avvocato. No, no, mi scusi, signora. Lei per caso ha qualcosa contro i meridionali? No, perché sa, io sono di Gioia Tauro. Avvocato, ma come ci permette? Io? Assolutamente no. Guardi che qui del cortile c'è qui la Carmela... meridionale, che siamo amiche prime, vero no? Guai chi me la tocca, quando è venuta su in Italia, io sono stata la prima da vita bella, ma è vero no? Che non si dica, ecco, lo dico, vabbè, lasciamo perdere, noi, mutatis mutandis, Aspetti che chiedo. Che cosa? Di cambiare il nome. Io ti cambiare il nome. Non la dirò un po', ti cambio. Io cambio. Ma che una volta al mese mi hanno cambiato. Dai, che non può più. Cala che ti vedo un spedote per più. Spurci sì, spurci non, io talmente a cambiare. Al limite il primo mese le giri, ma poi le cambio. Che cambio? Cambio. E abbiamo cambiato, avvocato! Tutto a posto? Sì. Bene. Ecco, relativamente al conquibus con suo marito, come siamo messi, eh? A quanto ammonta il conquibus di suo marito, eh? Avvocato? Sì?
Ma l'ascolta, ti rassicuro. Se piccinina ma io reggi in croce. Avvocato. Sì? Dica. Io adesso qui, questa qui è una domanda. Non rispondo. Io di mio marito non mai. Mi sono... Noi l'abbiamo sempre fatto al buio, avvocato. Io non mai visto, non, adesso io. Scriva Small! Signora, mi scusi, ma forse mi sono spiegato male. Io volevo soltanto sapere, relativamente al modello CUD dello scorso anno, al quadro M riga 7 lettera A... Avvocato, io tutte le malattie di mio marito non le so! La fa, la varicella, il morbillo. Io non so se gli è venuto il CUD ultima, non lo so! Io un po' che non lo vedo biotto mio marito, avvocato! Magari che gli fuera il CUD del remitolo, io non lo so. Ecco, è infettivo, avvocato. Signora, quanto prende al mese suo marito, insomma? Ma non poteva dirlo prima! Vabbè. Un'ora parlando malattia, scritta! 530, avvocato! Oh, finalmente! Perché lo sa, signora, con 530.000 euro al mese, noi suo marito lo facciamo nero! Avvocato, sì? Lasci stare gli geli che non sono stati... 530 euro al mese, avvocato, la minima, prende la minima di pensione mio marito, 530.000 lo mandavo a Napoli, lo legavo a calorifero, avvocato. Che cosa? Ma lo sa signora che lei ha veramente del bel tempo da perdere? Ma sa quanto costo io ogni minuto e quanto tempo lei mi sta facendo perdere? Guardi, glielo dico immediatamente, lei non mi deve più disturbare per queste stupidaggini, ha capito? E la saluto! Certo, l'incassometro! Certo, avvocato, siamo d'accordo! Ok, omnibus! Oh, io stiamo vivendo! Vidi bibula, magica bula, vidi bibula! Certo, avvocato, e qui ce la saluto io, ce la saluto io. Lei mi saluti sua moglie, la Cita. Sì. Rivederci, rivederci, eh? È fatta! Buongiorno, non c'è! Sapeva, no. Noi andiamo a Napoli a riprendercelo, perché Giovanni è mio e lo gestisco io, porca merda!